E quindi a questo punto direi di aprire i lavori passando la parola al nostro Bruno Mancini che illustrerà appunto le attività dell'Associazione Via. Buongiorno a tutti voi, buongiorno e grazie per essere presenti a questo evento che è stato voluto e realizzato dall'Associazione Culturale Paesi dell'Arte Via. L'associazione è stata costituita esattamente 3 anni fa, proprio domani, stanno con 3 anni, per realizzare una figura giuridica in grado di poter continuare i nostri progetti, i progetti che Roberto Venezia io in qualche modo stava portando avanti da 10 anni, anche come rappresentanza a livello istituzionale. In questi 10 anni abbiamo realizzato
circa 12 antologie, abbiamo presentato 3 volte i nostri libri qui al Book City, alcune centinaia di autori, molte centinaia di autori, artisti di ogni tipo sono intervenuti nelle nostre attività e quindi abbiamo deciso di continuare su questa strada. L'abbiamo fatto tutto senza neanche un soldo, una lira, nulla di contributo pubblico. E tanto meno abbiamo chiesto mai qualche tassa di iscrizione o qualche qualsiasi tipo di intervento economico per poter gestire l'associazione. Come l'abbiamo fatto questo? L'abbiamo fatto perché abbiamo inventato qualcosa che in Italia non era mai stato fatto prima, la pubblicità all'interno dei volumi di antologie. Cioè noi siamo i primi in Italia, probabilmente anche in molte altre parti del mondo, dove i nostri libri, le nostre antologie all'interno contengono delle pubblicità. Il che significa che le aziende ottengono un beneficio di gran lunga superiore a quello che normalmente si può immaginare con delle brochure, con dei depiani, delle cose del tipo. Mentre noi siamo riusciti a stampare qualcosa come 20.000 copie dei nostri volumi. Se pensate che 400 copie di un volume antologico poetico in qualche modo diventa un best seller, abbiamo già dato un po' di indicazioni. Come questi 20.000 volumi sono stati messi a disposizione gratuita di circa 8 milioni di utenti l'anno. Li abbiamo distribuiti su tutte le navi della flotta Lavo in navigazione del Mediterraneo per ogni anno. Quindi c'è stata una capillarità, una distribuzione, anche quello che ovviamente sono stati gli interventi che hanno fatto gli autori, sia a livello web, sia a livello personale, di promozione di queste antologie, anche proprio per la sponsorizzazione che noi in qualche modo siamo riusciti ad ottenere. E continueremo su questa falsetta perché in effetti i risultati ci stanno dando ragione. Certamente è stata un'idea ardita perché accostare pubblicità e arte, però essere arditi non è una manna, probabilmente. E qui a Milano è la giusta piazza per poter promuovere questo tipo di attività, perché è una piazza dove esiste forte il senso del commercio, dell'imprenditoria e anche però le parti. Siamo qui per salutarvi e per farvi capire un po' quelli che sono i nostri progetti e i nostri autori. Grazie.